Come dimostra la tragedia di Viareggio, oramai ci siamo abituati a vivere nell'emergenza. Che si tratti di rifiuti, che si tratti di trasporti, ma che si tratti persino di ammortizzatori sociali, abbiamo perso il senso del sistema, di riforme piene, condivise, chiare per affrontare i problemi e invece ci limitiamo a fare provvedimenti tampone. Se voi ci fate caso, basta guardare il Presidente del Consiglio, oggi sostanzialmente quasi sempre in televisione non lo vediamo che si accompagna al Presidente della Protezione Civile, Guido Bertolaso. Non che Guido Bertolaso non abbia delle straordinarie capacità, anzi sta facendo bene, molto bene, come dimostra il terremoto. Ma il vero problema è la mancanza di progettualità del nostro sistema e il fatto che le riforme arrivano sempre in ritardo. I rifiuti. In Gomorra Roberto Saviano aveva descritto perfettamente la tragedia dei rifiuti a Napoli, ma noi abbiamo dovuto aspettare che le strade venissero inondate di rifiuti. Allo stesso modo in cui sono 15 anni che lo diciamo che era necessario fare una riforma degli ammortizzatori sociali per salvare i giovani dalla precarietà e dalla disoccupazione ed evitare che quindi la flessibilità si traducesse in precarietà. Ed invece non abbiamo fatto le riforme nonostante se ne è parlato per 15 anni e di colpo è arrivata la più grave crisi economica dai tempi del 29 e noi siamo costretti ad affrontarla con un sistema come quello della cassa integrazione guadagni straordinaria, ordinaria e l'indennità di disoccupazione con provvedimenti tampone, saltuari. Allora la verità è che noi, oltre l'emergenza, abbiamo bisogno di tornare ad un paese normale nel quale le riforme non vengano fatte per tamponare delle crisi che erano impreviste, ma nel quale vengano fatte per costruire un futuro. Solamente in questo modo riusciremo a ritrovare un senso di un cammino condiviso e a ricementare quell'unità del paese che è inevitabile, soprattutto in questi tempi così difficili. A presto.